chiedo che la lettera aperta dell'amico Trinca ci venga esposta rapidamente per dirci qual era il suo tema. E considero un onore, vi ringrazio, e anche per una responsabilità dire alcune parole di chiusura. Come biologo parlerò quindi di vita in senso scientifico e come garantirla. La mia competenza di biologo nutrizionista clinico da 35 anni è in quei 7-10 giorni che tutti i clinici hanno detto essere stati giorni a domicilio decisivi per la qualità poi dell'esito del malato, perché arrivavano in ospedale, l'ha detto anche Stefano Manera, no? Arrivavano in ospedale già disastrati. D'altro canto erano stati chiusi gli ambulatori per ordine superiore dei medici di base, erano latitanti, avevano paura di prendere il virus e il ministero gli aveva detto che così era giusto fare. I pazienti erano senza terapia. Invece io ho scritto il 30 di marzo a tutte le autorità sanitarie, nazionali e regionali, e ho avuto due risposte importanti dall'AIFA e dall'Istituto Superiore di Sanità, che quindi costituiscono almeno un documento di vaglio di ciò che ho scritto con letteratura scientifica alla mano. Paradossalmente un vaglio positivo, salvo che l'Istituto Superiore di Sanità dice: dottor Trinca, lei ha ragione, ma non si può fare. Mentre il vaccino OGM si può fare. Il vaccino OGM, per cui Bill Gates ha detto pubblicamente che si attende almeno 700.000 reazioni avverse gravi nel mondo. Quello si può fare saltando tutte le procedure di sicurezza normalmente usate dall'industria farmaceutica per la sperimentazione di farmaci e vaccini, ma la medicina biologica non si deve fare. In un momento in cui il 30 di marzo c'era un vuoto terapeutico, ma anche adesso c'è un vuoto terapeutico, perché l'EMA, l'ente europeo dei farmaci, ripreso dal centro per il Covid dell'Umbria, dove vivo, che ha letto verso aprile le disposizioni, no all'idrossiclorochina, no all'eparina a basso peso molecolare o comunque tantomeno a domicilio, forse neanche in ospedale, come se i clinici non sapessero maneggiare il bisturi se sono chirurghi o i farmaci se sono medici internisti, eccetera. Quindi il vuoto totale. Allora si voleva l'emergenza, si volevano i morti. Questo è il dubbio che sovviene. Allora la medicina biologica che io ho scritto, integrata, perché quando serve un farmaco di sintesi deve venire anche quello, parte dalla fisiologia, vi dirò due parole sulla fisiologia del sistema immunitario per farvi capire l'imbroglio e dar modo ai giuristi, al magistrato, di capire con gli elementi tecnici se c'è stata una volontà di montatura o meno. Io offro degli elementi, non sono io il giurista, ma alcuni di questi elementi a me fanno sovvenire l'articolo 270 sexie del codice penale, andatelo a vedere. Condotte in materia di terrorismo. Allora, di terrorismo si è trattato. Il sistema immunitario funziona in una maniera semplice ma rigorosa, che ci nascondono, si parla solo di anticorpi. Devo dirvi immediatamente, e i colleghi qui in sala lo possono confermare, che il sistema anticorpale che produciamo naturalmente è uno dei due bracci, non l'unico, del sistema immunitario. L'altro braccio, che si chiama immunità innata e aspecifica, perché combatte tutti i virus, tutti i batteri, non viene mai nominato, ma è il primo che entra in funzione. Il sistema immunitario innato aspecifico agisce in minuti, ore. Il sistema immunitario anticorpale agisce in giorni, settimane. Qui siamo tutti pieni di batteri e virus. Ci sono cellule che mangiano i batteri e virus. Semplifico, i macrofagi, grandi mangiatori. Ma la cosa importante è che una volta che hanno mangiato, è più complesso ovviamente, che hanno mangiato i batteri o i virus, come i Marines e le altre, gli anticorpi sono le truppe speciali, consegnano alle truppe speciali la divisa del nemico che hanno catturato, se sono stati ben armati, e capiremo fra pochi secondi cosa vuol dire ben armati in campo biologico.
consegnando la divisa del nemico alle truppe speciali, che sono le cellule dell'immunità anticorpale, queste si mettono al lavoro e formano naturalmente i nostri anticorpi. Questa è la dialettica tra i due sistemi immunitari, e li formano con molta più efficacia, perché combattono il vero virus, il vero ceppo che sta circolando in quel momento, non quello di un anno fa, perché quando si inizia a fabbricare un vaccino, adesso stanno correndo, bastano pochi mesi, ma in ogni caso ci dicono tutti i ricercatori che non è più lo stesso virus iniziale, mentre il sistema anticorpale naturale, perché vogliono i vaccini e non gli anticorpi naturali? Questo ci dobbiamo chiedere. Vaccini OGM, che entrano, è eugenetica nazista, perché entra nel sistema genetico dell'essere umano e si trasferisce alla prole. E quello che mettono dentro, Dio solo lo sa, o il demonio stesso lo sa a cui loro si ispirano. Perché vi dico una cosa, che il progetto di Bill Gates si collega, perché è lui che comanda la sanità mondiale, non ha titoli medici, non ha titoli istituzionali, ha i soldi, con i soldi comanda tutto, anche il presidente Conte, no? Lo ha accolto, a me da biologo non mi accoglie, perché gli ho scritto al ministro della sanità, al vice ministro che è un collega medico. Allora ha presentato, non so se lo sapete, pochi mesi fa credo, all'ONU un progetto di estinzione delle specie animali indesiderate tramite tecniche di ingegneria genetica. E non è che la specie umana ha una biologia diversa dalle altre specie, allora possiamo dire che c'è qualcuno che ha in mano questa tecnologia o per sterilizzare o per uccidere le specie indesiderate. Ma per i transumanisti l'essere umano è indesiderato, vogliono il mondo transumano, questo bisogna dirlo. E bisogna aggiungere quindi che colui che detiene questa tecnologia, i brevetti, gli istituti di ricerca, i laboratori, ha pubblicato nel 2014, ha espresso in un video che è di dominio pubblico, la volontà di abbassare la popolazione mondiale di almeno il 10-15%. Rica, lo sappiamo, devi dirci cos'è l'appello che hai fatto e quello che ti hanno allora fatto. L'appello è a usare un kit di, e mi hanno detto che ho ragione, ma non si può fare, un chi kit. Chi ti ha detto che hai ragione? L'Istituto Superiore di Sanità, c'ho qui il documento. Ce l'abbiamo. E cosa dice il tuo appello? Dice lui o io? No, il tuo appello. Allora, dice che il sistema immunitario funziona con acido ascorbico, con zinco, con magnesio, con vitamina D, con vitamina A per l'epitelio polmonare e tante altre cose ancora, con la flora batterica intestinale giusta, con gli omega 3. Tutta questa è la fisiologia del sistema immunitario, vuol dire i Marines, se non hanno in dotazione le armi che hanno imparato ad usare, con cui sono stati addestrati, possono perdere la guerra, perché oggi si mangia da schifo, si mangia un cibo devitalizzato, perché c'è stato, sì, il lavaggio del cervello. Ti hanno risposto? Come dici? Ti hanno risposto? Mi hanno risposto, l'AIFA invitandomi più correttamente a presentare un progetto di studio osservazionale al Ministero. Io l'ho fatto, ho scritto una seconda lettera in PEC, non mi ha risposto il Ministero. E invece l'Istituto Superiore di Sanità, ipocritamente, mentre si approva il vaccino OGM, mi ha detto, lei ha ragione in teoria, ma non si può fare perché... perché possono essere tossiche le vitamine e minerali se le diamo a tutti, come se i clinici non sapessero dosare se c'è ferro, se c'è zinco, se c'è vitamina D, in che dosaggi, mentre il vaccino OGM, quello sicuramente non è tossico. Bene. Grazie anche per il contributo del dottor Trinca. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo. Grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince, divisi abbiamo già perso. Un abbraccio dal vostro Roby!